Amici, amiche, compaesani, e voi, tanti giovani, che continuate, nonostante tutto, a seguirmi, lo vedo dagli share dei miei video, dalle statistiche, che molti sono i giovani che stanno leggendo i miei video. Io per questo ringrazio tutti voi e come sempre vi do il mio caloroso saluto. Oggi registro questo video che deve un attimino giustificare quelle che sono le mie posizioni che sto assumendo nell'estendere il mio grido di aiuto a persone dette innominabili, dette da una categoria di persone. Vedete, il fatto che io sia caduto in disgrazia non deve essere necessariamente una colpa gravissima che mi si deve attribuire. È capitato. La colpa sarà la mia, sarà degli altri. Non ha importanza questo. La determinazione della valutazione deve essere fatta considerando soltanto l'aspetto legale. Romano Romanino, nato a Castelvetrano, è caduto in disgrazia per le sue ragioni, per le sue giustificate. Quello che è certo è che a seguito di questa caduta in disgrazia non ha provato, come a volte fa il disperato, ad usare o a commettere reati per mettersi in una condizione di peggiore difensibilità. Quindi non ha rubato, non ha truffato, non ha spacciato droga. Si è posto, potendo contare sui mezzi della nuova tecnologia, nella condizione, anziché mettere delle inserzioni sul giornale, di sfruttare un social network che è visto nel mondo da circa, così dicono, da circa 500.000 persone. Quindi se io avessi messo un'inserzione chiedendo aiuto su una testata giornalistica locale, sarei stato letto da pochissime persone. Usando il social network ho la possibilità di estendere questa platea e quindi di contattare più persone. Ovviamente da persona per bene, da uomo che è caduto in disgrazia e che non deve farsene una colpa né deve essere incolpato per questo, può capitare, Dio santo, come è capitato a me, può capitare a chiunque. Quello che è importante è tentare un attimino di recuperarsi. Come? Attraverso la richiesta di un lavoro, e io l'ho fatto umilmente più volte. Vi sono dei video che testimoniano in forma datata questo mio tipo di richiesta. Mi è stato suggerito di rivolgermi alle istituzioni nel rispetto della Costituzione, le istituzioni avrebbero dovuto in qualche modo fare qualche intervento, quantomeno nell'emergenza, per darmi una mano. Sono stato costretto, non avendo denari, a vivere per 48 giorni in una macchina, dormendo in quella macchina da ghiaccio, e contando soltanto sull'aiuto di un prete e di qualche amico. Sarei morto senza di loro. La Costituzione per me non vale nulla, non può essere applicata per un uomo onesto che è caduto in disgrazia, qualsiasi, ripeto, ne sia la colpa. Certamente sono sempre nella legalità, quindi non ho ucciso, non ho rubato, non ho spacciato droga, non ho fatto truffe. Sono solo finito male. I motivi voi tutti quasi li conoscete: la rottura della mia famiglia ha determinato tutto questo sfacello. Punto. Dormo in macchina e chiedo aiuto e nessuno si muove. Nessuno viene a identificarmi, viene a dirmi ma come mai questa situazione, ma cosa succede? Essendo la situazione pesante per questi pavidi amministratori, per questi uomini incompleti tra le altre cose, inizia invece una guerra di contrapposizione. Si creano assessorucoli vari o delegati culturali, dei nick falsi, Cinzia Gracolici, William Singolo, Titilla Dieli, anziché venirmi in soccorso questi omuncoli cominciano invece ad attaccarmi, cercando di negativizzare. Quindi gente che non sa neanche reagire da uomini veri, che nascosti dietro dei nick falsi cominciano ad inventarsene di tutti i colori. Rimane sempre il dato di fatto: Romano Romanino, 60 anni, dorme in macchina e al freddo e alla fame, e non si muove nessuno, né con dovere cristiano,
né con dovere costituzionale. Quindi a questo punto io ho un'alternativa: morire di fame da persona onesta. Però, siccome, così come tutti, sono un po' attaccato alla vita, sto cercando di esprimermi, di chiedere aiuto, altre soluzioni, altre forme. Sicuramente la persona alla quale ho chiesto aiuto è più importante, è più umana, è più apprezzata dei vari Centonze, dei vari Calcare, dei vari Pompeo che governano la nostra città. Qualcuno dice non fare dei nomi, ti possono denunciarci, mancherebbe anche questa. Sono un uomo che chiede aiuto, che sta morendo di fame e di sete, dovrebbe per solo fatto che chiede aiuto andare pure a finire in prigione o ricevere, così come mi dicono stanno facendo, però non trovano lo psichiatra complice, qualche TSO. Che poi alla fine che cosa farebbe? Mi metterebbe nella condizione di andare forse a godere del privilegio del caldo e del pasto in qualche reparto psichiatrico, superare quello che è il periodo negativo relativamente alla stagione invernale, per poi ritornare, ma ritornare con più accidia, ritornare con più voglia di fare battaglie. Quindi sono degli inetti nel vero senso della parola, cioè dire, si sanno dare la zappa sui piedi da soli e non capiscono qual è il significato dei gesti inconsulti e senza alcuna ragione che continuano a fare. Quindi ripeto, cosa mi rimane di fare? Non ho altra soluzione. Considerato da quello che si sente in giro che il signor Matteo Messina Denaro conta, perché la gente dice che è una persona per bene, che da sempre ha aiutato chi è in difficoltà, beh, Romano Romanino viene a conoscenza di questa notizia e ne approfitta e chiede aiuto al buon Matteo Messina Denaro. Io sono un cristiano e quindi non mi promuovo in giudizi, non ho pregiudizi. Io, chi è Matteo Messina Denaro per la giustizia o per gli uomini di legge, non mi interessa, non lo so, non conosco la sua storia. So che dicono che ha ucciso, che ha fatto malversazioni, truffe, queste cose non le conosco. Per quanto riguarda la fascicolatura che lo riguarda nei tribunali, conosco la sua fama, so che è un cittadino di Castelvetrano, so che ha molte amicizie sul territorio e a questo punto a lui mi devo rivolgere, visto che i personaggi che gestiscono il territorio quali amministratori miseramente stanno fallendo. Questo io l'ho fatto solo perché, in ultima forma disperata, non sapendo più come risolvere il problema, ripeto, sono stato costretto a farlo. Avevo un amico che mi supportava, si chiamava e si chiama Ninni Vaccara. Le male lingue, le storpiature, gli imbecilli, quelli che stanno facendo volgare e schifosa campagna elettorale per cercare di continuare a prendere in giro il popolo che langue, tra le altre cose, ha cominciato a dire, ah bene, parlando io bene di lui dal punto di vista della candidatura, ah vedi, sta parlando bene di Ninni Vaccara perché lo sta alimentando, lo sta aiutando. Quindi in questo schifoso territorio non si dà neanche merito a quelle persone che da bravi e buoni cristiani soccorrono il debole. Questa è giungla, cioè Castelvetrano in provincia di Trapani è una giungla, è una località dove i principi morali, i principi cristiani, i principi legali vengono volgarmente disattesi. Ora, qual è, visto le tante telefonate e i tanti rimproveri che sto ricevendo? Ripeto, non conosco il signor Matteo Messina Denaro. Da quello che sento in giro, addirittura c'è stata, mi dicono, una trasmissione su un palinsesto nazionale su Rai 1 dove la gente veniva intervistata ed era disponibile anche ad averlo come candidato sindaco. Quindi è una persona importante, è una persona che conta, dicono che è un bravo ragazzo, qualcun altro dice che è un delinquente. A me questo aspetto non interessa. Non interessa perché da cristiano so che sarà giudicato, non deve essere giudicato dagli uomini, anche se gli uomini devono farlo per ciò che attiene alle azioni penali, ma alla fine sarà giudicato da Dio. Ma io so anche che il signor Messina Denaro, Matteo,
se si pentirà, così come si è pentito il ladrone vicino alla croce, al Golgota, al Calvario, così come quel ladrone è stato perdonato, anche il signor Matteo Messina Denaro, se chiederà perdono a Dio delle eventuali sue malefatte, riceverà il perdono. Chiaramente non riceverà il perdono chi, come gli attuali amministratori, che pur ritenendosi uomini di chiesa, frequentano la chiesa, prendono il corpo di Cristo una volta a settimana, tutti ben vestiti, tutti osannati, riveriti, con quelle facce di culo che si ritrovano, ecco, questi non riceveranno il perdono perché stanno impunemente reiterando quelli che sono i reati infamanti gravi che attengono alla falsa cristianità, perché non sanno riconoscere il comandamento più importante che ci è stato dato dal punto di vista cristiano, da Gesù, che ci diceva: amatevi come io vi ho amato. Nella Bibbia abbiamo un passo molto importante che maledice coloro i quali non hanno dato da mangiare e non hanno dato da bere a chi chiede, e questo è in Matteo 25. Queste persone, pur consapevoli dei loro gravissimi peccati, continuano a perseverare in questa diabolica attività che li sta mettendo già, che li ha già messi contro Dio, ricevendo loro il peccato finale, il giudizio finale. Sono già condannati, ma li sta mettendo inesorabilmente contro anche quella giustizia che dovrebbe essere umana. Io non andrei a cercare il signor Matteo Messina Denaro, che forse è diventato strumento di questi imbroglioni. Io cercherei di indagare sulle malefatte, su quello che stanno combinando i nostri amministratori, che non sono neanche in grado di soccorrere una persona di 60 anni che è al freddo e alla fame. Questo è gravissimo, per ogni forma di civiltà e di inciviltà. È molto grave. Quindi non stupitevi se sto chiedendo aiuto al buon Matteo Messina Denaro. L'ho già chiesto ai cattivi, l'ho già chiesto a Pompeo, l'ho già chiesto a Centonze, l'ho già chiesto a Calcara, l'ho già chiesto a tutto l'ufficio, agli assistenti sociali. Di questo sa tutto la responsabile dell'ufficio degli assistenti sociali, la signora Lococco. Tutti sanno di questa situazione. E un giorno, quando parlando con un certo Barresi, mi sembra che sia responsabile, e dice: certo, lei non è residente qui, lei conosce la legge meglio di me. Ma vi rendete conto che imbecillità? Cioè, un uomo ti sta chiedendo aiuto e lì, e tu gli sollevi queste difficoltà: lei non è residente qui, stiamo chiamando il comune dove è stato residente, semmai vediamo cosa possiamo fare con i suoi figli, se lavorano, se non lavorano, e il comune non risponde, stiamo chiedendo di nuovo, abbiamo sollecitato. Oh! Voi state giocando con la vita di un uomo, state amministrando i soldi che appartengono a quest'uomo e non a voi, è nel vostro diritto, ed era nel vostro diritto darmi una mano a sostenermi, vigliacchi, meschini. Il signor Matteo Messina Denaro non è come voi, forse qualcosa farà, perché è in grado di capire in modo diverso quelle che sono le sofferenze di chi urla, di chi sta chiedendo aiuto, avvalendosi di uno strumento moderno, di un social network. Quando io a questo signore funzionario del comune dissi: beh, prendo una residenza, sì, va a passare un anno prima che facciamo qualcosa. Quindi vedete come siamo combinati in questo schifoso paese. Ecco perché io, della mia disperata situazione, tra le altre cose, ne sto facendo oggetto di campagna non politica, ma per allertare la gente: aprite gli occhi, questi vi sono nemici tutti. Quando io dicevo in modo pesante, quando ve li vedete arrivare davanti a chiedervi il voto, date masciggiate, ma masciggiate a manutina, è perché questa gente deve sparire dalla gestione delle cose che riguardano la nostra terra. Castelvetrano, Selinunte e Triscina dovrebbero essere lo splendore del Mediterraneo, dovrebbero essere il giardino dell'Europa. Da noi si dovrebbe venire a svernare, a fare turismo, perché abbiamo tutte le caratteristiche per sfruttare queste risorse. Questi imbecilli, questi affamatori, questi usurpatori, questi malandrini, non l'hanno saputo fare
Hanno ridotto il nostro paese a uno schifo. Degli 8.100 comuni esistenti in Italia, io sono sicuro che il comune più disgraziato, più infelice è il nostro. C'è schifezza da tutte le parti, degrado, abbandono, non funzionano gli ospedali, non funziona l'ospedale, il comune è uno schifo, non funziona assolutamente nulla. Quindi, se Romano Romanino ha 60 anni, che ha deciso di venire in questa schifosa terra dove purtroppo è anche nato, ci è arrivato in disgrazia, ha cominciato in tutti i modi a tentare di riprendersi, ma ha trovato, perché quando il contesto è questo, soltanto queste persone trovi, ha trovato soltanto dei debosciati che hanno cercato e hanno approfittato di lui, il quale quindi a questo punto è caduto maggiormente in difficoltà. Ora sta chiedendo umilmente e legalmente aiuto a quelle persone che avrebbero umilmente e legalmente dovuto aiutarlo e non l'hanno fatto, creandogli semmai altri problemi. Questa gente da cacciare via, questa gente con ordine prefettizio da sollevare dai posti che abusivamente stanno occupando perché non sono nella condizione di rappresentare né la Costituzione italiana né quella che è la sorte del cittadino che a loro è stata affidata. Questa gente è da rimuovere dai loro incarichi. Qui c'è da far venire davvero l'esercito e cacciarli via, perché Castelvetrano è diventato uno schifo in mano a questa gentaglia. Fatemi il TSO, denunciatemi, fate quello che volete, ma non farete altro che rimarcare la vostra immorale condotta. Quindi mi rimane sempre, lo confermo, che ne sia il pensiero dei perbenisti, io sto chiedendo aiuto a Matteo Messina Denaro, perché è l'unico in questo momento, l'unico vero uomo in questo momento in grado di soccorrermi. Gli altri fanno tutti pena, non valgono assolutamente nulla, meriterebbero per davvero di finire tutti quanti in galera. E i reati che stanno commettendo contro la mia persona sono reati gravissimi. Reati che, se ve li andate a leggere, dall'abbandono, da quello che è il reato della non assistenza e a tutte le altre cose, questa gente dovrebbe marcire, se in Italia funzionasse per davvero la legge, in galera e non continuare a fare i sindaci o gli assessori. Svegliatevi, cacciateli via, o quantomeno, se non volete fare questo, non volete arrivare alla loro bassezza, quando verranno a bussarvi alla porta per chiedervi il voto, sputateli in faccia. Vi hanno distrutto l'avvenire, hanno distrutto il vostro paese. Signor Matteo Messina Denaro, ascolti la mia voce, dimostri a questa gentaglia che loro non valgono nulla e che lei, il cosiddetto delinquente, è molto più umano e più giusto di loro. Mi trovi un lavoro. Le amicizie lei le ha, faccia in modo che io possa riprendermi con la giusta dignità che deve essere data e concessa ad ogni uomo per bene.